Buongiorno Italia, oggi è mercoledì 16 gennaio e purtroppo oggi ricorre un evento triste per la nostra storia recente, perché il 16 gennaio di 22 anni fa gli Stati Uniti e i loro alleati attaccavano l'Iraq, dando così inizio ufficialmente alla prima guerra del Golfo, con tutti i tragici eventi che poi ne sono conseguiti. Ma non solo, nel 1994, proprio in questo giorno, col decreto di scioglimento delle Camere, firmato dall'allora Presidente della Repubblica Scalfaro, moriva la cosiddetta Prima Repubblica. Non che la seconda, quella che sta per concludersi, sia stata molto meglio, tutti quanti noi confidiamo nella terza. Grandi personalità dell'ingegno sono nate il 16 gennaio, il grande poeta italiano Vittorio Alfieri, quello del volley, sempre volley, fortissimamente volley. Così come in questo giorno è nato anche l'imprenditore e inventore francese André Michelin, fondatore nel 1889 dell'omonima fabbrica di pneumatici, un colosso mondiale del settore. Compie oggi 39 anni l'affascinante e ribelle modella inglese Katie Moss, mentre il 16 gennaio del 1957 moriva a New York all'età di 90 anni il grande direttore d'orchestra, il grande italiano Arturo Toscanini. Per i nostri appuntamenti con le sagre e il folklore, oggi vi segnalo la Festa delle Farchie, una delle manifestazioni tradizionali più importanti d'Italia che si svolge da circa 200 anni in Abruzzo, dove? A Fara Filorum Petri in provincia di Chieti. Lo ripeto, Fara Filorum Petri, provincia di Chieti. Le Farchie sono dei grossi fasci di canne legati insieme, tutti legati insieme, alti circa 8 metri, che diventano delle grosse fiaccole legate insieme in onore di Sant'Antonio. La leggenda vuole che fu un miracolo proprio di Sant'Antonio a mettere in fuga i francesi invasori nel 1799, trasformando gli alberi che circondavano la città in enormi falò. Da qui la rievocazione e da qui la festa. Per ora è tutto, ci vediamo alle ore 12.